aggiungere qualcosa a tale proposito. Sì, è vero che la mediocrità è qualcosa da tenere in considerazione, quindi tenere da parte, da escludere, però nel campo della poesia, nel campo delle arti in generale, sono poche le persone che possono comunque dire di essere dei paladini o comunque dei professionisti competenti nello scegliere quello che è il valore artistico delle opere. Ciò detto, il nostro premio appunto non è focalizzato attraverso una giuria particolare che abbia delle caratteristiche di poter decidere su 300 poesie qual è quella più bella o quella meno bella, ma cerchiamo di fare un discorso a più ampio raggio, nel senso che ne abbiamo diverse di giurie, in modo che tutte le espressioni possono avere una voce, un ascolto e possono essere in qualche modo interpretate. Quindi apriamo il discorso completamente all'inizio per poi arrivare a sapere qualcosa in più attraverso una miriade di voci e di scelte e di decisioni. Questo forse comporta un po' di lavoro in più, nel senso che noi non escludiamo in partenza nessuno, ma allo stesso tempo poi arriviamo ad avere una sintesi di quelle che sono delle valutazioni del popolo web, della giuria specializzata a livello culturale e anche comunque dei lettori. Forse qualcuno ha fatto caso che noi stiamo consegnando questi premi senza che ci sia nessuna motivazione. Cioè, io abbiamo consegnato il premio a Caterina senza aver detto che la sua è stata un'interpretazione meravigliosa di quelli che sono gli stili, eccetera. Ma perché l'abbiamo fatto questo? Perché Caterina non è stata premiata né da Bruno Mancini, né da Roberta Panizza, né da Maria Piaciati, né tantomeno da delle giurie che noi in qualche modo avremmo potuto appositamente implementare per dare questo tipo di risultato. Lei è stata premiata da quattro giurie differenti, da una giuria web, da una giuria selettiva iniziale che comunque ha scremato queste cose, da un'altra giuria di personaggi neanche tanto semplicemente solo italiani e così via. Quindi a quel punto c'è stata una somma di convergenze, una convergenza di opinioni positive nei confronti suoi. Non abbiamo la possibilità di dire quale è stata quella prevalente e quindi per quale ragione lei ha ricevuto questo premio. Vi ringrazio.